Mister, oggi vincere era importante, si è faticato forse un po' troppo anche, il vento ha condizionato tanto la partita, certo però si è visto tanto carattere, però anche qualche errorino di troppo anche in difesa da rettificare in allenamento. Ma quale allenamento? È da un mese che stiamo lavorando e che dietro dormono, questa è la realtà dei fatti, dietro dormono, avete visto, pronto e via, prendiamo un rigore a palla nostra che dobbiamo rinviare e ci mettiamo a giocare dentro l'aria, quella arriva, prende la palla, quella allunga la gamba e fa il rigore netto, e andiamo sull'1-0, sbagliano il rigore fortunatamente, e a parte il fatto che prima del rigore abbiamo avuto 3 palle gol con la Ciavalle che... Non lo so come sto ragazzo che involuzione ha avuto in zona gol e non segna nemmeno senza portiere più. E facciamo il gol del 1-0, dormono, tutta la linea difensiva dorme con Galantuccia a 1 metro che pareggia l'1-1. Andiamo sul 2-1, andiamo sul 3-1, basta gestire palle e cercare di chiuderla. Abbiamo avuto 2 palle gol, l'ultima manco a dirlo con la Ciavalle solo davanti al portiere e poi facciamo un erroraccio di quelli. Dicono sì, Alassani ha fatto un grande gol. Ma come fa una persona dentro l'area a stoppare la palla, fare 2 palleggi, girarsi col corpo, appoggiarsi al mio difensore, fare la mezza girata e fare gol? Cioè si può fare, si può prendere un gol di quelli? Cioè là significa dormire, significa che non si è in campo, questo è il discorso. Per questo andiamo a soffrire, perché poi se andiamo a vedere la partita del primo tempo abbiamo fatto uno dei più bei primi tempi dell'anno. Il secondo tempo siamo andati sul 3-1, non ho capito perché ha annullato il 4-1 sul calcio di Pulcioni, il mio ragazzo gli teneva la palla, lui ha tirato, ha fatto gol, Ivan, e lui l'ha ammonito. E a proposito devo consentire, mi auguro che con questo, e mi auguro che mi sentono anche dalla Lega, gli organi competenti, con molto rispetto dico, mi auguro che abbiamo finito con gli arbitri di Locri, perché non ne possiamo più della sezione di Locri. Domenica scorsa Femia, avete visto il gol che ci ha annullato di coso, oggi questo signore qua ha fatto di cotte e di crude, ogni volta che viene, io avevo scritto una letterina e l'avevo lasciata al nostro presidente, gli avevo detto, vuoi vedere che la prima ammonizione la dà a me, a chi l'ha data la prima ammonizione? A me, cioè alla Giugos Casella, oggi le comiche. Mi auguro che con questo di oggi abbiamo finito di avere arbitri di Locri. Comunque sia, di buono oggi c'è che sono arrivati 3 gol, ancora una volta Secondi ha segnato un gran bel gol approfittando anche dell'errore del difensore, si sta confermando in ottimo momento, ha anche servito l'assist per Gatto che poi si è inventato quel calcio d'angolo con l'aiuto anche del vento. Sì, Leo, lo sappiamo il valore di Leo, ha sbagliato un altro gol proprio sul fine del primo tempo che avrebbe potuto chiudere la partita là, o lì diciamo a metà. Magari il portiere è stato bravo, lei avrebbe potuto tenere meglio, però noi siamo là, cioè andiamo a prendere 2 ammonizioni sul 3-1 per noi, e non so se va in diffida lei oppure stasera verrà squalificato mercoledì perché è arrivato al 5, cioè vinciamo 3-1 e Parisi prende la 4ª ammonizione e va in diffida, ma cioè, voglio dire, ci vuole un pochettino di più di mestieri, di carattere, e saper dialogare, sapere quando bisogna perdere tempo e quando no, cioè, abbiamo visto che un arbitro era solo per noi, solo cartellini gialli per noi, un arbitraggio, lo dico senza paura, è un arbitraggio scandaloso e non è la prima volta che viene ad arbitrarci qui a Bocale, lui e Femia ne combinano di cotto e di crudo, mi auguro che nell'economia del campionato quest'anno questi due signori non vengono più, con tutto il rispetto, te ripeto, per gli arbitri, sono ragazzi che possono anche sbagliare, per tutto quello che... però avete visto gli errori che ha fatto, punizione nostra li davano a loro, punizione loro li dava a noi, una volta uno ha battuto una punizione dalla panchina vicino loro, perché perdeva tempo, gli ha fatto invertire la punizione, c'era da noi, ma il regolamento dove? Se lo inventano loro, se lo sognano la notte e poi vengono ad applicarlo, cioè una palla diretta, quello gli tiene la palla, quello fischia, tira in porta, fa gol, dice no, dice, non poteva tenerla, come gliel'ha detto tu tenere la palla, perché cioè, guarda, ti posso dire, e poi ci sono tantissimi nostri difetti che ecco perché non stiamo riuscendo più a vincere, perché il gol bene o male lo facciamo sempre, solo che purtroppo prendiamo gol in quantità industriali, con questi due di oggi abbiamo preso 20 gol domenico, è uno scandalo perché 16-17 ce li siamo fatti da soli come i due di oggi. Grazie, buona serata. Presidente, finalmente si è tornati alla vittoria, anche se si è sofferto tanto, ci si è anche un po' complicati la vita da soli, più di una circostanza, però alla fine questi 3 gol, questi 3 punti che proiettano la squadra lontano dalla bassa classifica, verso le zone nobili, in un certo senso, del campionato, non si poteva cominciare meglio il campionato, il girone di ritorno? Sì, peccato per come l'abbiamo chiuso.
purtroppo. Peccato non per lo scarso valore degli avversari, ma per la classifica che ci poteva vedere sorridere ancora di più. È l'unico rammarico che abbiamo chiudendo il 2019, fermo restando che è sempre un ruolino positivo. E per quello che riguarda questa partita, effettivamente noi ogni volta che sbagliamo ci puniscono, infatti due errori clamorosi, compreso il rigore che fortunatamente loro hanno sbagliato, e sono tutto frutto di errori che abbiamo fatto noi in difesa. Il dispiacere è questo, perché l'anno scorso avevamo una delle difese più forti del campionato, quest'anno ci siamo rafforzati, ma nonostante tutto stiamo facendo un po' fatica. E su quello che riguarda il soffrire non sono tanto d'accordo, nel senso che noi abbiamo avuto il pallino del gioco secondo me per tutta la partita, tranne quelli due o tre errori appunto che sono possibili durante l'arco della partita. Quelle azioni le devono fare anche loro, qualche azione le devono fare anche loro, però quando le fanno ci puniscono. Questo dobbiamo correggere, dobbiamo cercare insomma di vedere sotto questo punto di vista. Per il resto secondo me è stata appunto, ti ripeto, una partita a senso unico. Abbiamo avuto, se non sbaglio, ho contato almeno 7-8 tiri in porta nello specchio della porta contro quasi nessuno suo, tranne quelli appunto dei gol. E quindi ecco, dobbiamo lavorare su questo, però sono fiducioso, sono contento, 3 punti che ci fanno veramente molto morale. Vedendo la classifica siamo messi abbastanza bene. Sono 16 giornate, nelle ultime 8, quindi in metà del percorso, Bocale non ha perso, e comunque da questo punto di vista sono stati tanti pareggi, è vero, però almeno da questo punto di vista il ruolino dice che questo Bocale in un modo o nell'altro i punti sta riuscendo a farli, e questo girone di ritorno potrebbe riservare ancora tante, tante sorprese. Sì, come ti dicevo, secondo me abbiamo lasciato per strada tanti punti quest'anno calcistico, e sicuramente tanti altri li lasceremo, però non posso dimenticare che siamo andati a vincere a San Biase, che abbiamo fatto un punteggio a San Luca, e quindi dobbiamo migliorarci in casa. Oggi speriamo che sia stata ecco, la scintilla, e speriamo che continuiamo a fare bene, anche perché secondo me non siamo veramente secondo a nessuno per gioco e per qualità. Naturalmente la nostra squadra è stata costruita per salvarsi e non per vincere il campionato. Una domanda sola su Pasquale Gatto, che ha fatto una doppietta e soprattutto ha fatto quel gol direttamente da calcio d'angolo. Ecco, in quel momento cosa hai pensato? Beh, lui ha detto che è stato voluto, è stato cercato, ha sfruttato il vento, e non ho motivo di non credergli, anche perché questi numeri lui ce li ha. E credo che noi dentro abbiamo un potenziale che è appunto il settore giovanile, curato da Enzo Bevacqua ma valorizzato dal nostro mister, anche dalla nostra società, che è veramente molto importante e va salvaguardato, come appunto oggi il mister ha fatto esordire, ha fatto giocare. A un certo punto eravamo con 5 under in campo e credo che questo sia la prova provata che il Bocale sul settore giovanile insomma ci mette veramente il cuore. Grazie. Allora mister, ci avete provato fino alla fine con quel gol che ha riaperto tutto quando mancava poco al termine. Il tempo c'era per poter completare la rimonta, però non vi è riuscito. Certo, se quel rigore, con i secondi ma non si fa la storia, però se quel rigore fosse entrato la partita probabilmente sarebbe stata diversa. Si sa che il calcio è fatto di episodi, l'episodio sì ci sta, però non è che possiamo dire che se avessimo fatto il gol sul rigore avessimo vinto la partita. In questa circostanza è chiaro, magari saremmo andati in vantaggio, avremmo visto magari un altro tipo di partita. Ciò non toglie, perché alla fine c'è stata anche la possibilità di riprendere la partita come avevamo fatto, perché dopo, com'è la legge del calcio, il rigore sbagliato, il gol subito, chiaramente su un errore difensivo. Di conseguenza non riuscite a riprendere questa partita, però abbiamo pagato Dazio su due palle inattive in cui abbiamo avuto, soprattutto nella prima, una disattenzione che ha concesso il 2-1 loro, e poi diciamo, abbiamo preso sto gol, il 3-1, direttamente su un calcio d'angolo. È vero che questa è stata anche una partita condizionata e viziata dal vento, perché permetteva poche trame di gioco, perché falsava tutte le traiettorie, quindi non era facile
né per noi né per loro giocare a calcio, però nonostante ciò è uscita una partita molto combattuta, in cui noi effettivamente abbiamo provato fino alla fine cercando di rientrare in partita, però purtroppo non ci siamo riusciti. E comunque Trebisaccia che si dimostra vivo e determinato, vuole giocarsi le sue chance per uscire dalle ultime posizioni della classifica, anche grazie al mercato di dicembre, che comunque ha portato gente come lo stesso Alassani, che ha segnato il gol del 3-2, gente che vi potrà dare una mano importante. Sì, sicuramente noi siamo ancora alla ricerca di qualche elemento, perché sono andati via 8 elementi, quindi ne sono rientrati 3 o 4, quindi è chiaro che qualcosa ancora manca, però non sappiamo benissimo che non è facile trovare in questo momento, in questa fase del mercato, alcuni giocatori che sono quelli svincolati, e poi non è nemmeno semplice andare a trattare, a prenderli. Nello stesso tempo è chiaro che noi siamo una squadra che ci teniamo e lotteremo fino alla fine, perché l'obiettivo nostro è la salvezza, lo sapevamo già all'inizio, e quindi siamo determinati a vendere cara la pelle, perché adesso ha iniziato con oggi il girone di ritorno, che con la gara da recuperare che avremo mercoledì, avremo 9 partite casalinghe e 7 fuori, quindi dobbiamo iniziare a fare punti velocemente il prima possibile, iniziando da questo trittico di gare che abbiamo col mercoledì in casa con la Morrone, poi Bovalinese e Isola in casa altrettanto, quindi qui dobbiamo cercare di capitalizzare e raccogliere il massimo, perché effettivamente, come abbiamo visto, la classifica è ancora lì, è corto, ho visto i risultati, e quindi ci sono tutti i mezzi per poter riuscire a centrare questa salvezza. Grazie a voi.